La storia del liceo Mauro Lico si arricchisce di un nuovo documento, una fotografia che racconta non solo la storia dell'istituto, ma anche parte di quella dell'intera città di Messina. Lo storico Carmelo Michalizzi ha trovato e donato alla scuola l'unica immagine di quando il Mauro Lico aveva come sede una baracca di legno. Erano gli anni successivi al devastante terremoto del 1908. Il liceo venne realizzato nel quartiere americano, poco distante dall'odierno Viale Europa, una soluzione dettata dall'emergenza che però, nonostante il progetto di un nuovo edificio redatto dall'ingegnere Pietro Interdonato, fosse pronto già dal 2011, non mutò fino al 1924 in coincidenza con un drammatico evento. Fu determinante l'incendio del luglio, 10 luglio 1924, quindi allorché gran parte del quartiere lombardo venne distrutto. Messina tornò a distanza di parecchi anni, quindi dal terremoto, tornò alla ribalta nazionale come attenzione e venne perorata la ricostruzione della città e la demolizione delle baracche. In questo contesto, tornando al liceo Mauro Lico, venne posizionato nell'isolato 306, che è quella la sede attualmente scelta. L'immagine donata da Carmelo Michalizzi alla scuola rappresenta uno dei momenti più significativi dell'istituto, fondato nel 1864. Un raro fotogramma in albumina, appartenente ad una collezione privata, verosimilmente è l'unico elemento che raffigura, rappresenta il liceo in baracca, da qui la sua importanza. L'associazione Liceo Mauro Lico, che è un'associazione a carattere culturale, che organizza eventi di questo tipo, ha ritenuto opportuno che la foto fosse esibita proprio nel liceo Mauro Lico. Grazie anche alla disponibilità del dottor Michalizzi, che tutti conosciamo come storico, come appassionato di storia patria, di toponomastica, di tutto ciò che ha a che fare con la storia di Messina.